Ecco la capitazione psicale, bene? La sanità pubblica è a rischio, dove se non si rimedia a questo sottofinanziamento è chiaro che rischiamo comunque una regressione dei servizi, delle tutele per i cittadini e uno spostamento verso il privato. Questo noi non lo vogliamo, ma ovviamente per garantire il carattere pubblico universalistico della sanità servono più risorse. Parte la nostra libertà. Qui c'è un qualcosa di molto più semplice da tanti anni, è che noi spendiamo di più, diciamo, di quanto viene trasferito dal Fondo Sanitario Nazionale per garantire servizi ai cittadini. Perché in Toscana si garantiscono i livelli essenziali di assistenza e nonostante le difficoltà siamo la seconda regione per garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel paese, solo l'Emilia-Romagna fa un po' meglio della Toscana, e oltre ai livelli essenziali di assistenza garantiamo tanti altri cosiddetti in gergo extra LEA, diciamo, tutta una serie di tutele, garanzie, prestazioni che in altre regioni non vengono garantite o sono garantite previo pagamento da parte del cittadino. Quando la salute viene messa in difficoltà, il paese si frega oggi perché è... Sì, questo è un giorno importante perché finalmente prende piede un documento a firma congiunta di tutti gli ordini professionali, tutti gli ordini, tutte le professioni sanitarie sono unite per fare un appello, e cioè quello di salvare il nostro sistema sanitario nazionale. Non so se siamo già... Se siamo ancora in tempo per farlo, sicuramente, se non ora quando, questo è l'appello che noi lanciamo. Salviamo il sistema sanitario nazionale, tutti i professionisti che ci lavorano e i cittadini insieme, uniti per salvare il nostro sistema sanitario nazionale. Definiti eroi, ossia a quelle professioni sanitarie che hanno contribuito. Firmiamo un patto interordinistico per tutti gli ordini delle professioni sanitarie e sociosanitarie, che è la conclusione di un lavoro che è partito in pandemia nel 2021 grazie alla consulta d'area metropolitana fiorentina delle professioni sanitarie, che ha riunito tutti gli ordini professionali del territorio dell'area metropolitana fiorentina. È un documento che vuole sottolineare che dobbiamo agire sul territorio per il benessere e la salute di ogni cittadino, che lo dobbiamo fare in maniera multiprofessionale, perché l'approccio alla persona deve essere bio, psico, sociale, ambientale, e quindi tutti gli ordini si mettono a disposizione a lavorare insieme. Dobbiamo fare in modo che il DM77, la nuova riorganizzazione del nostro sistema territoriale sanitario, agisca in sinergia con tutte le forze in campo. Sicuramente le risorse sono poche, quindi noi speriamo, e per questo siamo in difesa anche del sistema sanitario nazionale, che vengano implementate, perché implementare le risorse del sanitario vuol dire non far sentire i sanitari soli e quindi anche a rischio, aggressioni, come abbiamo visto purtroppo nei mesi scorsi, e dare valore alla salute del cittadino e della cittadina.